Notevole affluenza di partecipanti per la 40esima edizione della Podistica delle Contrade, realizzata in collaborazione tra la Proloco Val di Sangro e il gruppo podistico I Lupi del Sangro. Grande soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione da parte di Elisa Tano, presidente della Proloco Val di Sangro. Un massiccio afflusso di partecipanti favorito in qualche modo anche dalle ottime condizioni meteorologiche, con una giornata tipicamente primaverile, completamente diversa da quella quasi invernale che aveva contraddistinto la 39esima edizione. Allora sì, quest'anno il tempo è stato benevole e quindi l'affluenza è stata molto più numerosa degli altri anni. Siamo quasi a 500 concorrenti, e tra l'altro è la 40esima edizione della Podistica delle Contrade, dedicata soprattutto la 4 km in memoria di Duilio Fornaroli e la maratonina che l'abbiamo dedicata a Ivana Lannutti. E quindi la gente è accorsa non solo per lo sport ma anche per quello che può rappresentare il nostro territorio. È una festa dello sport, è la festa dei bambini, degli adulti, quindi come sempre la gente risponde. Quando la Proloco Val di Sangro chiama, la gente risponde. Questa manifestazione, che come si diceva prima ha raggiunto la 40esima edizione, la organizziamo in collaborazione con I Lupi d'Abruzzo e soprattutto bisogna ringraziare l'amministrazione comunale che come sempre nei nostri eventi ci appoggia, ci dà il sostegno, e tutte le attività locali e non che comunque danno un contributo sostanziale perché riesca questa bellissima manifestazione, che per noi è anche un fiore all'occhiello, quindi ci teniamo tantissimo e speriamo di avere un proseguo in futuro. Oltre all'organizzazione di questo evento, le attività della Proloco Val di Sangro si sviluppano nell'arco dell'anno e in particolare nei mesi estivi, in cui ci sono diversi eventi, a cominciare da quello in programma a Piazzano e che avete riportato alla luce la scorsa estate promuovendo il frutto tipico della Val di Sangro. I prossimi appuntamenti che la Proloco Val di Sangro organizzerà, già siamo in fermento per Sapori di Pesca, soprattutto perché il marchio La Pesca di Piazzano, la Proloco Val di Sangro l'ha registrata, quindi rappresenta un prodotto del territorio e noi siamo orgogliosi di essere riusciti a portarla a questi livelli e speriamo che i produttori con cui già abbiamo avuto dei primi incontri sono molto entusiasti e sfrutteranno al meglio questo logo che abbiamo in qualche modo coniato e possa rappresentare non solo il prodotto pesca ma possa rappresentare soprattutto il nostro territorio che è la città di Atessa. Quindi il nostro obiettivo è di far sì che l'evento che l'anno scorso ha avuto una sua prima edizione possa veramente salire di qualità e quindi essere un grande evento in Val di Sangro. Presente all'evento anche il vice sindaco di Atessa Enzo Pellegrini, che testimonia il crescendo di partecipanti e il successo della manifestazione. Sì, spero anche a livello di partecipanti a questa spettacolare manifestazione che ormai è giunta alla 40esima edizione, quindi una manifestazione affermata e che richiama sempre un grosso numero di atleti, di partecipanti. Infatti si vede tantissima gente che ha partecipato a questo evento e poi credo che questa piazza è stata ulteriormente abbellita, credo, e completata dal punto di vista funzionale ed architettonico grazie alla presenza di questo manufatto che abbiamo voluto fortemente e che finalmente insomma si vede la luce, siamo in fase di completamento dei lavori. Credo che sia veramente un servizio che venga dato alla cittadinanza, ad un quartiere della città, a disposizione di associazioni, scuole, giovani, ragazzi che vogliono comunque impegnarsi nel sociale, nella ricreazione, nelle attività culturali. Quindi è una semplice infrastruttura che viene dotata
un quartiere che comunque ha un grosso numero di residenti, tutto qua, quindi veramente è un momento importante di crescita, ma non tanto sotto l'aspetto diciamo edilizio e quindi di realizzazione di manufatti, ma credo sia un momento di crescita culturale e sociale per tutta questa zona della città. Presente all'evento anche il sindaco di Atessa, Nicola Cicchitti, anch'egli soddisfatto per l'ottima riuscita della podistica delle contrade. La giornata è stupenda, sia dal punto di vista climatico, ma soprattutto dai risultati di questa competizione che ormai è diventata una tradizione storica. La partecipazione così ampia dimostra l'interesse che c'è intorno a questa gara podistica delle contrade, e credo che si tratta veramente di una gran bella realtà che ha Atessa e qui nella zona del territorio della Valle di Montemarcone. Non posso che esprimere un apprezzamento con la Prologo Val di Sangro, con i Lupi del Sangro e quanti altri danno supporto a questo appuntamento annuale che ormai ha travalicato i confini provinciali e regionali. L'augurio è che si possa continuare su questa strada, perché oltre all'aspetto sportivo poi si creano anche condizioni di, se vogliamo, di turismo, di crescita del territorio, e questo io credo che è un altro aspetto molto importante.